la geotermia sull'amianto, la distruzione delle acquate, i problemi gravi della Valpichiana, gli insediamenti urbanistici spropositati in una zona così bella e così antica come la Val d'Orcia, il caso clamoroso del sottoattraversamento ferroviario di Firenze, che da solo potrebbe in un certo senso comprendere alcune centinaia di parcheggi interventi. Cos'hanno in comune queste situazioni geograficamente e logisticamente così diverse? Hanno in comune, io credo, la presenza in ognuno di questi casi di una forza egemone che sottomette tutto il resto a se stessa. Questa forza egemone non è una grandissima scoperta, ma qualche volta conviene ricordarlo anche a noi stessi, è la legge del profitto. La legge del profitto porta a considerare territorio, paesaggio, centri storici e quant'altro come una merce da utilizzare per manovre di capitale, che queste manovre poi siano spesso campate per aria. Non cambia granché il ragionamento. La circolazione del denaro, in Italia in modo particolare, spesso di origine sospetta, serve ad alimentare un meccanismo che riproduce perpetuamente se stesso. Allora, quello che la rete ha cercato di fare, ma prima della rete, in contatto, è di rovesciare questa logica. Esistono dei beni che non sono mercificati. Qualcuno li chiama beni comuni, qualche altro insiste sulla natura pubblica di questa realtà e di questi beni. Ma quello che importa è che la gestione di questa realtà non sia demandata a profitto. E naturalmente, nel caso dei due contatti che ci sono stati presentati, è necessario che le istituzioni comunali e regionali non rispondano alle logiche della mercificazione, ma rispondano alle logiche dell'interesse dei cittadini, del loro benessere, della loro positiva sopravvivenza, non di una sopravvivenza comunissima. Questa impostazione, questo non è stato detto fino a questo punto, ma io l'ho ritrovato profondamente nei tre discorsi che abbiamo già ascoltato, fa riferimento ad una diversa concezione della democrazia. Io credo che non ci siano fra noi avversari della democrazia rappresentativa. Le istituzioni vanno governate dagli eletti. Ma se gli eletti considerano questo
questa investitura un mandato non revocabile e non criticabile, allora questo significa che la democrazia rappresentativa non funziona. Non credo che a questo territorio si debbano spiegare con esempi in quante occasioni, quante volte abbiamo pensato questo della nostra democrazia italiana, ma io credo che più in generale questo sia un tema che riguardi il funzionamento della democrazia in quanto tale. Insomma, la voce dei cittadini è qualcosa di più di quella che si esprime una volta ogni 5 anni, dando un luogo a questo proprio, ma è o deve diventare un elemento permanente del confronto, ma se necessario anche dello scontro politico. Per muoversi in questa direzione, la nostra esperienza dice 2 cose, ma ne dice veramente molte, ma insomma vorrei ricordare soprattutto queste 2. La prima è che bisogna conquistare a questa diversa visione un numero maggiore di aderenti. Il lavoro dei comitati, che nella misura in cui è stato possibile il lavoro della rete, è consistito nello spostare il confine tra i non persuasi e i persuasi. Il secondo punto è che, e questo credo riguardi ancora più direttamente tutti coloro fra voi, Cornella, Ilaria, che si occupano, diciamo, non solo di questi problemi da un punto di vista particolare, ma dal punto di vista dei possibili mutamenti istituzionali, il secondo punto è che bisogna sforzarsi di cambiare la legislazione. Possiamo fermarci al conflitto. Il conflitto è un punto di partenza, ma il punto d'arrivo è il cambiamento delle leggi. Nell'elenco delle prese in giro del piano strutturale di Firenze emerge con chiarezza il fatto che quelle prese in giro si possono dire e applicare perché ci sono leggi che impediscono agli amministratori di dire. Quindi la spinta è verso una nuova cultura politica e verso un nuovo assetto legislativo comunale e regionale. Che passa? Che passano sia la prima che la seconda cosa verso un diverso ruolo della cittadinanza all'interno del processo di costruzione delle scelte. Quindi, quando si parla dell'attività dei comitati, io sarei incline ad ampliare il più possibile il loro significato. Non si tratta soltanto di impedire scelte sciagurate, come quelle dei 2 partiti interrati di cui siamo stati informati questa sera. Si tratta di cambiare un diverso modo di instaurare, un diverso modo di elaborare le scelte e di praticare. In questo senso, io penso che
same conditions. A me per insieme tutte queste cose e a essere consapevoli delle loro interne relazioni, ognuna di loro assumerebbe una forza maggiore. Qui si combatte contro i parcheggi interrati, sulla mia conto di un certo tipo di geotermia, sulle acquane perché un bene paesistico e storico prezioso non venga letteralmente distrutto, ma le logiche di fondo sono le stesse. E praticate con questa consapevolezza aumenta la forza dell'insieme del movimento, ma aumenta, io credo, anche la forza di ognuna delle richieste che vengono portate a A che punto siamo di questo processo? Io faccio dei confronti rispetto all'inizio della storia, della nostra storia, che naturalmente può prescindere dalle storie di altre organizzazioni, di altri movimenti, ma insomma misuro la cosa sulla base di un'esperienza concreta che è quella che noi abbiamo fatto. Io penso che si possa dire che nel corso di questi anni le due componenti del discorso, l'incremento di una politica, di una cultura politica fondata su diversi valori e la pressione sulle istituzioni, siano ambedue aumentati. C'è stata una spinta di crescita. È aumentata la diffusione di una cultura politica alternativa ed è aumentato, io credo, anche il livello della pressione sulle istituzioni. 7-8 anni fa si poteva letteralmente ridere di lui, è accaduto anche praticamente per ordine, si poteva letteralmente ridere di lui. Adesso, per essere giustamente moderato, un po' meno. Queste due cose, secondo me, che si verificano, diciamo, nei rapporti con i comuni, con la regione, eccetera, queste due cose, secondo me, danno fiducia. Non siamo rimasti al nastro di partenza, ci siamo spinti più avanti e se stiamo insieme credo che la cosa possa continuare e migliorare ancora. Per quanto riguarda i due casi in questione, io posso dire soltanto che la misura in